Sì, interviste con Stefano Cervelli, che torna a Camerino da Aix, seconda partita con il San Ginesio. Diciamo, buon approccio, anche se il 4-2 probabilmente vi penalizza. Direi che più che l'approccio, insomma, tanto buono non è stato, nel senso che abbiamo preso gol subito dopo due minuti, e quello più che altro è il rammarico. Poi abbiamo praticamente regalato un tempo, abbiamo un po' sistemato le cose, il secondo tempo perlomeno ce l'abbiamo messa tutta, quindi il secondo tempo bene, ripartiamo a questo secondo tempo, ma poi ripeto, andare sotto di due gol qua a Camerino, prendere il primo gol dopo due minuti, poi diventava complicato. Così è stato, una piccola reazione c'è stata, ripartiamo da questa reazione nel secondo tempo e pensiamo al recupero di mercoledì prossimo. Cosa pensa di cambiare, visto che chiaramente ora servono i punti? No, ma ho detto ai ragazzi, sono loro che vanno in mezzo al campo, quindi l'allenatore incide, ma incide relativamente, sono loro che insieme naturalmente dobbiamo trovare quello spirito, ecco, che magari si è intravisto il secondo tempo, ma che è mancato poi il primo. Al tecnico del Camerino, Giulio Gagliardi, buona questa prestazione, campo sintetico, non so se è stata una sua scelta, ma i suoi ragazzi in campo hanno fatto vedere un buon gioco. Io metterei in salto la buona prestazione, se ce n'era bisogno, di Costini. Sì, tutti hanno giocato, il primo tempo abbiamo giocato bene, dopo pecchiamo un po' di esperienza e ci ha preso un attimo, un secondo di paura, però siamo stati sempre in partita e diciamo sul 3-1 siamo un attimo indietreggiati, però dopo abbiamo fatto il gol. E così, la squadra è giovane, stiamo costruendo, mi sembra che con merito stanno giocano a calcio, che è importante. Cottini è bravo, lo sapevamo, deve continuare così senza mettersi la testa. Rimane il problema, Gobbi ha sbagliato il calcio di gol, è vero, oramai era influente, 4-2-3 minuti dalla fine, però gli 11 metri sono un po' stregati. Quello che dicevo prima, mancava un po' di quel pizzico di malizia e di esperienza, comunque i rigori li sbaglia chi li tira, comunque non è questo il problema, ci vuole quella piccola esperienza che si fa giocando, sbagliando e giocando ancora.